Vediamo tu ce l'hai proprio? No, me ne deve dare. Buonasera, grazie per essere venuti qui così numerosi. Da qualche minuto si è conclusa una cerimonia religiosa nella quale abbiamo ricordato Antonio Mescia. Adesso, come era nel suo stile di laico, lo ricordiamo sotto altra veste. Io sono molto onorato, saluto la famiglia Mescia, la signora Luigina, come diceva Antonio, saluto Giacomo, Giuseppe, e saluto soprattutto i suoi concittadini, e darei subito la parola al sindaco della città, con questo a significare il senso di appartenenza fortissimo di Antonio Mescia alla sua città natale. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, sì. È passato un anno ed ecco che stiamo tutti qua a ricordare il nostro Totò Mescia, l'avvocato. Ecco, io la verità è che noi a quest'uomo non lo dimenticheremo mai per quello che ha fatto, per quello che ha fatto non solo per la sua famiglia, per quelle che ha dato, ma anche per la comunità ossarese. Ma non solo per la comunità ossarese, tant'è vero che questa sera non ci sono solo gli ossaresi, ha fatto tanto per la Capitanata. Ecco, io voglio iniziare e porgo i saluti da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale al sindaco onorevole Ciriaco De Vita. Al professor Gaetano Scuoca e candidato sindaco a Calitri. Quindi candidato sindaco di Calitri. E poi al presidente del tribunale di Lucera, Giuseppe Pellegrino. Ecco, Antonio Mescia non ha mai abbandonato Orsari di Puglia. Tanto è vero che lui sabato, domenica, nelle feste, poi le ferie veniva a Orsari e anche la famiglia, quindi non ha mai abbandonato Orsari. E poi lui era affezionato al territorio di Orsari, al territorio dei Mondigliani, ma era affezionato soprattutto chi abitava, quindi era affezionato agli ossarezzi. Tanto è vero che nelle lunghe passeggiate e Mimmo e Antonio Anzilino lo sanno bene, perché andavano con lui e parlava e salutava a tutti quanti, dai più giovani ai più anziani. Ne discuteva di tutto, discuteva. E quindi questo significa che lui era vicino alla gente. Ecco, Antonio Mescia ha fatto il consigliere del comune di Orsari di Puglia, il consigliere provinciale e il consigliere della comunità montana dei Mondigliani meridionali. Ecco perché lui poi conosceva bene il territorio dei Mondigliani e della Capitanata, e quindi a noi ci ha fatto sempre onore. Antonio Mescia è stato un uomo da valori umani e di partecipazione civile e politica. Il suo impegno politico è stato nel segno della Democrazia Cristiana. Non si è mai sottratto al confronto anche aspro con cui militava nel Partito Comunista, ma la base di quel confronto restava sempre il rispetto reciproco. Io devo ricordare mio padre comunista, ma erano amici intimi, ti ricordi Luigino?
Quindi questo è veramente, diciamo, un segnale forte, un segnale forte. Antonio Mescia fu sostenitore del compromesso storico e io ne parlavo sempre, e fu proprio lui a presentare Aldo Moro, il leader della Democrazia Cristiana, a Porta San Pietro nel comune di Ossara di Pugliaro. Tra i miei ricordi, io sono più vecchio rispetto a te, o meglio più anziano, tra i miei ricordi più belli di quei tempi c'è una foto che ritrae Giacomo qui presente con una copia sotto il braccio, il giornale Unità. Ma questo secondo me è un segnale molto, molto forte, perché oggi nel PD abbiamo le foto di Aldo Moro e Enrico Berlinguer. Chissà cosa sarebbe stato se si fosse attuato quel progetto. Punto interrogativo. L'avvocato Antonio Mescia ha dato tanto a Ossara di Pugliaro, e lo sappiamo tutti, lo sappiamo. È stato un uomo di cuore e di intelletto e di grande cultura. Mi sembra che ha avuto il premio Le Servitù Premiali. Una persona di valore e di carattere, apprezzata e conosciuta ben oltre i confini di Ossara, la dimostrazione di tanta gente che viene dalla Capitanate e oltre. Io finisco. Oggi lo ricordiamo ancora una volta con affetto, e con lo stesso affetto ci stringiamo attorno ai suoi familiari, Giacomo, Giuseppe e Luigina, la moglie. Ciao Antonio, noi stiamo sempre vicini. Grazie Sindaco per questo commosso pensiero. Diciamo, adesso daremo la parola, anzi diamo la parola ad un cittadino di Ossara che rappresenta, con le cose che ci dirà, le ragioni di questo ricordo nella sede della municipalità di Ossara. Antonio Aquilino è molto legato alla figura di Mescia, perché le ragioni sarebbero lunghissime da descrivere, ma devo dire sicuramente lui ha avuto un legame molto fresco, molto intimo, proprio verso la fine, che è diventato un collante fortissimo, culminato poi, devo dire, anche nella condivisione della presentazione di un libro di cui oggi parlavamo in un momento di assoluta intimità con il Presidente Demita. Chiederei ad Antonio Anzino di dare il suo contributo prima di entrare nel vivo con i protagonisti, che poi sono loro e che passerò a presentarmi. Prego. Sono veramente commosso nel ricordare, così come ha sostenuto il Sindaco, a un anno dalla dipartita di Totonno, in un'aula così affollata e con dei relatori da questa parte di grande spessore culturale, politico, istituzionale, come il Presidente De Mita, il Professore Scoca e il Dottor Pellegrino, ma anche di tanti amici presenti in sala, che vedo con piacere, che hanno rappresentato la storia della Democrazia Cristiana di Capitanata. Io questa sera voglio spendere delle parole scarne, molto semplici, perché potrei scadere in una liturgia di ricordi, e non è opportuno questa sera, e potrei anche andare al di là delle righe, mentre voglio ricordare proprio con poche parole Totonno come amico.
con i tanti amici di percorso politico e soprattutto ricordo in primis Mario De Michele, che è stato così vicino all'avvocato Mescia e che ha condiviso gran parte del percorso politico, ma di altri amici della Democrazia Cristiana che voglio ricordare, Torino Fatibene, voglio ricordare Michele Cibelli, Nicolino Tramonte, Leonardo Buccino ed altri dirigenti che hanno collaborato in maniera fattiva con lui, e ci ripromettiamo di ritornare sulla figura di Antonio Mescia in un'occasione più in là per esprimere anche dei giudizi politici sulla notevole figura di Totò. I ricordi sono tanti, specialmente in quest'aula che lo ha visto protagonista politico indiscusso. Io penso che nella storia moderna del comune di Orsara gli interventi di Totonno, che io ho condiviso sia in maggioranza ma soprattutto quando eravamo all'opposizione, dimenticava l'essere un uomo di parte e si schierava sempre per la risoluzione dei problemi, specie a favore dei più danneggiati, degli ultimi. Io ricordo le battaglie che non erano battaglie di difesa di municipalità, per esempio gli interventi che lui ha fatto perché la nostra scuola non venisse depauperata dalla dirigenza, quando si profilava che il circondario, la pretura di Orsara venisse cancellata, e noi sappiamo che con l'Irpina avevamo rapporti così forti perché Greci, Savignano e Mondacuto facevano parte della nostra pretura. Si batteva fortemente quando si poteva dare una mano per inserire nel mondo del lavoro i giovani. Io mi ricordo soprattutto il suo impegno forte nella Lane Rossi. Ricordo anche battaglie che ha fatto anche contro enti istituzionali, ma al solo fine di favorire lo sviluppo del nostro comune. A me è sembrato proprio significativo una frase che Do Stefano, nel ricordare Totonno in chiesa, mi pare che abbia detto che ha saputo anticipare e guidare il cambiamento. Io sono perfettamente d'accordo e voglio ricordarlo in due occasioni. Nella prima io ero ragazzo, ero più defilato, quindi non l'ho vissuto, diciamo, da protagonista insieme a lui. Però ho scovato tra gli articoli di giornali e in biblioteca alcuni suoi interventi per il centro-sinistra. Nella provincia di Foggia si è battuto fortemente ed è riuscito a fare una giunta di centro-sinistra qui ad Orsara, la prima in provincia di Foggia, quasi come se fosse un laboratorio politico. Poi il discorso di cambiamento lo abbiamo ripreso fortemente quando abbiamo varato una giunta di CTC, compromesso storico, e ricordo che ci volevano cacciare dal partito, ricordo Zingrillo ed altri, degli strali forti, ma soprattutto facevano pressione su Totonno perché facesse da calmiere, noi che eravamo un po' più giovani, mentre noi abbiamo resistito, e il giudizio politico quello possiamo esprimere più in là col tempo su quella operazione politica, però resta forte quel tipo di innovazione che lui ha caldeggiato. Io dico che in questo momento è vero che a Luigina, a Giuseppe, a Giacomo manca il marito e manca il papà, però a tutti noi ci manca Totonno. Manca a tutti noi, manca soprattutto il suo giudizio politico, il suo gesto, il suo porgere, ma soprattutto la sua analisi politica. Noi che lo abbiamo accompagnato, come diceva il sindaco, in lunghissime passeggiate, era un cultore di analisi politiche perché leggeva in tempo reale tutti i volumi di saggistica, di politica, di storia economica, e quindi delineava degli scenari. E noi lo vogliamo ricordare così, con semplici parole, perché ci manca, e in questi tempi è urgente che la memoria collettiva ricordi gli uomini che hanno contrassegnato parte della nostra vita e della nostra comunità. Su Totonno si spenderanno moltissime parole, io non voglio aggiungere altro, soltanto quella parola che ho citato qualche minuto fa: lui ci manca perché era uno di noi,
era uno di noi nella forza ma anche nella speranza di un cambiamento, e lo ricorderemo così, con affetto, senza più parole, perché portiamo dentro di noi le cose più importanti che abbiamo fatto insieme, così come si fa con gli amici, così come si fa con ognuno di noi. Io vorrei chiudere con una sua analisi, diciamo, molto profonda. Proprio nel periodo in cui ci accingevamo a varare il compromesso storico, l'incontro di PC, io ebbi a chiedergli, Totondo, dico, ma secondo te che cosa significa essere uomo di sinistra nella Democrazia Cristiana? Mi ha dato una risposta molto profonda che io riassumo così, perché era molto più complessa. Essere di sinistra è un atteggiamento dello spirito, è un'attitudine culturale, è un senso del dovere della politica che non viene meno, ma anzi si sostanzia, diventa più forte quando si assumono le responsabilità. E ci disse a noi, perché non vuole entrare in lista, ricordatevi che vi state assumendo nel paese delle grandi responsabilità, in quanto l'uomo della sinistra democristiana è chiamata ad andare sempre controcorrente, a non sentirsi mai appagato, perché ricordatevi, io l'ho appreso, mi diceva, da De Mita, l'ho appreso da Granelli, da Galloni, che sono venuti qui ad Ossara, da Marcora e da altri rappresentanti. Quando la politica appaga, vuol dire che ha raggiunto un tasso alto di conservazione e di pura gestione del potere. Io non dimenticherò questo insegnamento. E grazie anche per questa ulteriore riflessione, molto personale, devo dire. Adesso, come potevamo pensare, quando ci siamo sentiti anche con altri amici, come poteva immaginarsi una Marcord su Antonio Mescia? Un po' come era lui, perché Antonio Mescia, voi che siete suoi conterranei, lui era anche ironico, sardonico, era capace di irrompere, descrivendo, chiamando a parlare di lui intanto persone che lo hanno conosciuto nella sua poliedrica personalità, perché Antonio Mescia non è stato solo un principe del foro, un avvocato di rango, è stato anche un uomo politico, è stato anche un giurista attento, meticoloso, io l'ho avuto anche nelle mie varie vesti avversario, sono andato molte volte a tappeto, gloriosamente a tappeto. Per fare questa riflessione, vedete queste foto che ricordano, sono una specie di racconto per immagini, infatti prima con Franco Di Giuseppe cercavamo di riconoscere alcune figure che poi ci rendiamo conto tanti non ci sono più, e questo è il senso ed è anche il segno dell'importanza di questa bella folla che oggi si ritrova intorno ad Antonio. Abbiamo scomodato tre persone che hanno intanto conosciuto, frequentato, apprezzato, stimato Antonio Mescia. Intanto il presidente De Mita, che saluto con profonda stima e riconoscenza, perché Antonio Mescia nella sua attività politica era, come si dice, un basista, ma non nel senso negativo del termine, cioè era un militante della sinistra di base, la base, la corrente che nella DC è riconducibile al pensiero di Ciriaco De Mita, che è stato poi segretario di una delle più forti Democrazie Cristiane, che rimane comunque il più grande partito della storia repubblicana del nostro paese. Lo ha conosciuto, lo ha frequentato, ha parlato tante volte con lui e vorremmo raccogliere da lui un pensiero. Abbiamo scomodato il dottor Pellegrino, magistrato da poco, ha lasciato la toga come presidente della Corte d'Appello di Potenza, ma lui già come giudice fallimentare, giudice civile,
era un buon amico, se posso permettermi, di Antonio Mescia, ed era una cosa significativa e importante per lui essere qui con noi. Chiedo scusa al professore Scocca, che non ho riconosciuto, è stato mio professore di amministrativo, davvero profondamente scusa. Infatti ho fatto una figuraccia in chiesa, ho detto ma Scocca non c'è, e qualcuno mi ha detto no, guarda alle tue spalle, poi le chiedo scusa, è stato un mio professore, lo saluto con grande amicizia. Io ho promosso, e hai preso un bel voto, guardi. Ma non è stato fu uno dei miei, presi un bel voto. Allora chiederei al dottor Pellegrino di rompere il ghiaccio anche per dare un taglio, come dire, simpatico a questo nostro ricordo. Signora, possiamo farlo in questa maniera? Prego, dottore. Tutti nella vita abbiamo avuto maestri, insegnanti, docenti, una massa di gente, eppure se ci fermiamo a riflettere nel flusso della nostra coscienza ci accorgiamo che qualcuno ha lasciato un segno indelebile in noi, nei ricordi, qualcuno emerge da questa massa perché ci rendiamo conto che è influito sulla nostra esistenza, sulla nostra crescita. Questo penso che sia un principio generale che vale per tutto, ma anche nell'esercizio delle nostre professioni. Come giudici incontriamo tantissimi avvocati in tante città, eppure qualcuno di questa massa eccelle, emerge, torna alla mente nei ricordi del passato, perché ti rendi conto che ti ha dato tanto, ti rendi conto che si è cresciuto insieme. Ti rendi conto che forse hai dato anche tu qualche cosa. Io ho conosciuto Antonio Mescia nel 1974, prima al Tribunale di Lucera, poi al Tribunale di Foggia nel 1982. Eravamo entrambi molto giovani, pieni di belle idee, di belle speranze, volevamo cambiare il mondo, non so fino a che punto ci siamo riusciti, ma certamente abbiamo dato entrambi il massimo per fare in modo che questo mondo cambiasse o comunque migliorasse in qualche cosa. Avevamo i figli giovanissimi, forse appena nati, di qualche anno, e quindi anche questo rientrava nei nostri ricordi, e facevamo delle lunghe bellissime chiacchierate in un ampio spettro di argomentazioni che soltanto con Antonio Mescia si poteva fare. Fra questi ricordi rientrava Manfredonia per Antonio Mescia era un punto fermo. Io ci ho passato la gioventù e anche un po' l'età più avanzata, lui ha passato parecchi anni studiando a Manfredonia e ricordava Manfredonia in una maniera bellissima. Naturalmente il suo paese era Ossara. Noi diciamo che dalla provincia siamo andati a Foggia. Il cordone ombelicale con Orsale, con Manfredonia, non l'abbiamo tagliato e non lo taglieremo mai, c'è poco da fare. In un'atmosfera quindi serena, credo più di quando lo fosse oggi, quando ha rapporti fra giudici ed avvocati, e questo è molto importante. Oltre alle sue grandi doti professionali che tutti abbiamo avuto modo di conoscere, era una persona pacata, serena, tranquilla, sincera, di quelle persone delle quali tu conquisti la fiducia a primo acchitto, proprio era un fatto epidermico, è bastato conoscersi per capire che ci si poteva entrare in un rapporto di estrema fiducia. Quando Antonio Mescia come avvocato diceva qualcosa, non si doveva andare a verificare se era la verità o non era, l'aveva detto lui ed era così, ed era la verità, non sarebbe stato capace di non dire la verità, era un rapporto sincero, un rapporto di estrema fiducia, e questo nei rapporti professionali è molto importante, lo sappiamo tutti. Questo anche però, oltre come rapporto personale mio con Antonio Mescia, mi fa piacere che oggi il Comune di Orsara ha organizzato questo incontro, perché le persone per bene, le persone che hanno dato la vita per il bene della collettività, devono essere sempre ricordate,
devono rimanere come esempio per tutti i cittadini, per la collettività, quindi devono essere un punto di riferimento. Questo vale, quindi, diceva, anche per tutti i giudici che Don Brescia ha frequentato. Io dico questo come mia soggettiva esperienza, ma lo so perché ci ho vissuto insieme ai giudici di Foggia, insieme ai giudici di Lucera, amministrativistici, civilisti, e tutti sappiamo chi era Don Brescia, tutti abbiamo avuto questo tipo di rapporto con Don Brescia. Non era solo un aspetto mio personale. Erano tutti che avevano questo tipo di rapporto con Antonio Meschi. Ed era una cosa bellissima. Tutti hanno conservato sentimenti di stima, di affetto, di rispetto reciproco. Ed è stato anche per questo poi che con grande soddisfazione la Provvidenza mi ha consentito di affidarmi ad Antonio Meschi la crescita professionale a mio figlio e non solo a mio figlio. È stata una cosa che mi ha riempito di una gioia immensa. Anche perché poi Antonio Meschi passavano gli anni, quei ragazzini dei quali parlavamo sono diventati Giuseppe e Giacomo, avvocati dello studio insieme a tanti altri giovani, sono diventate le colonne di questo studio. Voi siete bravissimi, però ricordatevi sempre che il merito va anche al DNA di Antonio Meschi, che è il vostro padre. Negli ultimi anni, inevitabili poi sono state simpatiche battute, osservazioni in queste chiacchierate che facevamo sui cosiddetti nostri destini professionali, perché poi cominciavamo ad arrivare a 60 anni, oltre 70. Beh, io gli dicevo, oramai tu nel tuo studio sei il dominus, c'hai delle colonne portanti, tu mettiti dietro la scrivania e dai ordini, fai qualche ricerca, fai qualche lavoro molto tranquillamente, oramai puoi stare dietro la scrivania. E no, caro Peppino, vedi che gli avvocati non vanno in pensione. Tu magari fra un po' di anni ti metterai tranquillamente seduto sulle panchine della villa di Manfredonia a goderti il sole, ma io sto ancora qui a continuare a lavorare. Di queste battute ce ne facevamo tante negli ultimi anni. Poi il destino ha voluto togliere Antonio Meschi dall'avvocatura, dalla magistratura, dalla famiglia. Mi ha regalato un po' di anni fa un libro, Elogio dei giudici, scritto da un avvocato, di Piero Calamandrei. E io con la sua dedica che conservo, preziosa, fra le mie carte. Io ti rimando, gli regalai una copia di un articolo su una rivista di diritto fallimentare scritta da Piero Paiardi, allora presidente del Tribunale di Milano, Elogio di un giudice agli avvocati. Elogio degli avvocati scritto da un giudice, il rovescio della Milano. Quando mi diede quel libro, mi disse: senti Peppino, leggi, a parte che tu leggerai tutto, ma leggi in modo particolare le ultime due pagine. In un primo momento non capii perché mi disse leggi le ultime, in modo particolare le ultime due pagine, quando poi l'ho letto ho capito perfettamente. Era un dialogo fra il giudice e l'avvocato, in cui però avremmo potuto tranquillamente metterci nome e cognome, avvocato, invece di leggere avvocato, posso leggere, si poteva leggere Antonio Meschi, invece di leggere il giudice, si poteva e si può leggere Giuseppe Pellegrini. Perché poi ho trovato che anche tante di quelle battute simpatiche che ci facevamo sono qui nel libro di Calamandrei, cioè sono esperienze di tutti. E le leggo perché voglio concludere proprio con queste belle parole. L'avvocato. Anche i clienti degli avvocati seguono la moda, preferiscono la sicura audacia dei giovani alla tremula saggezza dei vecchi. E i vecchi rimangono soli nei loro studi polverosi, guardando smarriti nelle lunghe ore di ozio di scaffali ove da 50 anni custodiscono gli inutili incartamenti che i nipoti getteranno senza più riaprirli al magero. Il giudice, ma più soli rimangono i vecchi magistrati a riposo, spogliati dell'oro e dell'ermellino, diventando esili vegliardi disoccupati che cercano un po' di sole sulle panchine dei giardini pubblici,
e passano le loro giornate a, rammemorare la ressa di devoti amici che aveva intorno quando era in ufficio e che si sono dispersi d'un colpo con lo scoccare dei limiti di età. E se per arrotondare la pensione o per non rimanere lontani dalle aule consuete tentano di mettersi all'avvocatura, la solitudine di questi vecchi principianti sperduti in mezzo alla folla degli avvocati giovani è ancora più profonda e più mesta. L'avvocato: questa è la nostra vita, o giudice, la nostra sorte, eppure sento che non vorrei a nessun costo cambiare questo mio destino. Il giudice: neppure io, poiché mi pare che fra tutte le professioni che i mortali possono esercitare, nessun'altra meglio delle nostre può giovare a mantenere la pace fra gli uomini e ad essere pura dispensatrice di quell'elemento di ogni ferita che si chiama giustizia. Per questo so che la coscienza di aver speso la parte migliore di me stesso per la giusta felicità degli altri mi darà tranquillità e speranza. In questa speranza, o avvocato, i nostri due destini si incontreranno al loro compimento terreno. Per questa meta comune possiamo, come fratelli, darci la mano. Grazie dottor Pellegrini. Adesso diamo la parola al professor Scuoca. Scuoca è professore emerito ormai da sempre, un grande amministrativista. Lui era grande amico di, e devo dire che Antonio Mescia parlava sempre, no, ogni fine settimana, di qualche mese alternato, andava comunque, devo andare da Scuoca. Prima di venire stamattina, perché la memoria poi mi aiuta un po', ecco, pensate, nel 2003 c'era presidente, c'erano altre questioni, però Antonio Mescia fu relatore con magistrati del calibro di Ristuccia, Pellino Santoro, Patroni Griffi, Seppe, Iuso, la medica, a Palazzo Dogana sulla pubblica amministrazione, e le conclusioni furono tratte proprio dal professore Scuoca. Guardate quando a volte il destino, quando ci si mette. Prego professore. Ma io in realtà porto semplicemente la testimonianza di un amico. Un amico, diciamo, che aveva l'occasione di incontrarlo spesso, ma a Roma. E perché dico a Roma? Perché in realtà qui tutti lo chiamate Totonno, ma a Roma lo chiamavamo Tonino. Per noi era Tonino Mescia, non era Totonno Mescia. E direi che queste ore che, come il presidente Pellegrino sa, gli avvocati passano prima di poter essere introdotti nelle aule d'udienza, che ci scambiavamo molte, chiacchieravamo, stavamo sempre insieme. E allora lui mi raccontava di due scelte profonde che ha fatto nella sua vita. La prima è di abbandonare il commercio, che era l'attività della sua famiglia, per seguire la strada della professione. E la seconda era, mi perdoni il presidente De Mita, di abbandonare la politica per darsi all'avvocatura. E secondo me sono state due scelte estremamente, direi, indovinate, estremamente fatte bene. Bene, che cosa posso dire di Tonino Mescia? Posso parlare dell'avvocato e della persona. Ora, come avvocato, Tonino Mescia era una persona estremamente diligente, estremamente informata. Io non so quale biblioteca avesse a casa, ma insomma certamente lui era sempre informato sulle ultimi orientamenti della giurisprudenza, era sempre informato dei problemi che si ponevano, che non erano stati ancora risolti in giurisprudenza. È una persona che secondo me leggeva moltissimo, e non soltanto di diritto, ma leggeva anche di altre cose, soprattutto si teneva informato anche sulle attualità politiche. Era una persona che prendeva la causa
in modo tale da potersi dire che sposava la causa. Era una persona, come avvocato, di grandissimo rilievo, sia perché dotto, sia perché era estremamente figlio. Come uomo, Tonino Messa, l'abbiamo tutti conosciuto, era una persona effettivamente di una cordialità incredibile. Era una persona gentile, una persona sempre sorridente, perlomeno io me lo ricordo così. Era una persona pronta alla battuta, questo è stato già detto, ma lo voglio riferire, ma era una battuta bonaria, era una battuta anche pungente tante volte, ma detta con allegria, ecco, con buon umore, con bonomia. Era una persona a cui la natura aveva dato molti talenti. E ricordando la parabola del Vangelo, tutti i suoi talenti sono stati esattamente e pienamente messi a frutto. Direi che questo lo possiamo vedere soprattutto nella famiglia. I suoi figli direi che dimostrano che sono stati educati come andavano educati. Ed era una persona appunto che creava amicizia intorno a sé, non solo, ma sollecitava il buon umore. Quando c'era Tonino Mescia al Consiglio di Stato, tutti noi eravamo contenti perché si stabiliva un'atmosfera che senza di lui non si riusciva a stabilire. Come ogni persona di spessore, evidentemente, quando se ne va lascia un vuoto. E quindi io credo che tutti noi possiamo ripetere quello che ha detto il suo compagno di passeggiate, e cioè che ci manca. D'altronde, la grandezza della sua perdita è dimostrata proprio da questa riunione così affollata e soprattutto dal tono della partecipazione, che mi sembra estremamente commosso, sincera e commossa. A questo tono di partecipazione, alla commozione, io sono lieto di partecipare. Grazie. Grazie professore, anche nella brevità di questo suo intervento si è colta tutta l'empatia che la legava sicuramente all'avvocato Antonio Mescia, che era poi di una simpatia che a volte travolgeva il proprio interlocutore, una simpatia, se posso permettermi, che probabilmente aveva anche, come dire, attinto nella Democrazia Cristiana e nella sinistra di base, dove l'ironia, devo ammettere, io non sono mai stato nella sinistra di base, però devo dire che c'era un'ironia e un'autoironia dilagante. Adesso questo ce lo facciamo dire dal presidente De Mita, che non bisogna, dal sindaco De Mita. Sapete, oggi De Mita, dopo aver servito il paese e non solo, dopo aver trascorso 11 legislature nel Parlamento della nostra Repubblica e anche fuori in Europa, un profilo non descrivibile per completezza ed ampiezza di esperienza, però devo dire, anche per la lucidità del pensiero sempre ironico, sempre puntuale, De Mita ha avuto sicuramente la grande dote di saper selezionare i propri amici. Tra questi c'era sicuramente... Non è vero, è una bugia? No. Era sicuramente però amico di Antonio, ecco, quindi non era una bugia proprio, era una mezza verità, diciamo, però ecco, sicuramente con Antonio Mescia era molto amico. Lui, meridionale, sapete, di Nusco, anche se lui è andato via presto perché ha studiato a Milano, al Sacro Cuore, dove vinse giovanissimo una borsa di studio, però anche lui lì si laureò in giurisprudenza, ma il suo destino era quello di andare a fianco di Mattei, e di lì poi tutto il resto è storia. Prego, presidente.
Io credo di non essere mai riuscito a ricordare un amico o una persona che stimo, per due ragioni. La prima perché, in contrasto con quello che appare, io raggiungo un equilibrio tra la mia emotività e la ragione, creando una maschera quasi di indifferenza. Quando mi è capitato, l'emozione ha sopraffatto il pensiero. La seconda, che poi ha riempito la prima, è perché nella mia testa questa liturgia del ricordo mi richiamava un passaggio in Filomena Marturano. Chi l'ha visto, ma credo che tutti l'hanno vista, Filomena Marturano è una prostituta, quindi non una santona, però quando finge di morire, e quindi la gente pensa che sia morta, il coro popolare è Santa Femmina Donna Filomena, cioè che era la cristallizzazione del rito ipocrita che si celebra. E siccome io in vita mia non sono stato mai ipocrita, probabilmente ho ecceduto nella sincerità, lo sono evitato. D'accordo, un episodio molto breve per dire come ero fatto. Io ero ragazzino, io sono nato nella Democrazia Cristiana e seguivo mio padre. Dopo la guerra mancava il sapone. Il sapone era carente, tu questo non lo sai perché sei nato. Sei nato dopo, su. Allora si riuniscono i membri della Democrazia Cristiana e discutevano come distribuire il sapone. Ognuno aveva un'idea. Io ero ragazzino, ma disse, ma è semplice, date il sapone secondo i nuclei familiari, più grossa è la famiglia, più grossa è la quantità di sapone, poi gli utili vengono distribuiti secondo le quote. Socio della Democrazia Cristiana era pure un sacerdote, formalmente non aveva famiglia, ma aveva molte quote, e di volta mio padre dice, ma questo ragazzino che ci fa? Era una persona molto rispettosa, nonno, mi manda a casa. La mattina io stavo per andare a scuola e ascolto che mio padre raccontava a mia madre, ma guarda quello ieri sera ha fatto arrabbiare Don Edoardo, che figura. Mia madre, che era una persona un po' più, insomma, ma disse, vabbè, ma non ne fa un problema, lui adesso va a scuola, passa innanzi alla casa del sacerdote e gli chiede scusa, e rivolto a me dice, lo fai? Sì. Allora io, per andare a scuola, passavo innanzi alla casa del sacerdote, busso e lui apre, e io gli dico, Don Edoardo, papà e mamma mi hanno detto che vi devo chiedere scusa perché ieri sera vi ho fatto arrabbiare e io sono venuto per chiedervi scusa. Mentre lui si distendeva in un sorriso, gli aggiunsi, però io avevo ragione. Quindi questa mia difficoltà, direi complessa, quando però gli amici mi hanno detto che c'era l'opportunità di ricordare Antonio Mescio, ho detto subito sì. Mi sono meravigliato con me stesso, perché dopo aver detto sì, ho detto, e io po' che dico, io sono contro la liturgia del ricordo, perché nel ricordo sono tutti buoni, sono tutti celebri. E ho chiesto, ma io i particolari della vita non li conosco, ma io con lui ho avuto un rapporto straordinario, che in un certo senso concorda e smentisce il giudizio del professore Scocca. E dico perché, non sono in conflitto. Lui ha avuto la passione vera per la vita, dove la passione vera per la politica è il pensiero. E quando l'amico ha detto se era di destra o di sinistra, e lui ha detto no, non ha detto una bugia,
perché nella storia della Democrazia Cristiana noi abbiamo avuto due momenti di grande riflessione politica. La prima è stata quella d'Ossettia. Insomma, dica a te, perché tu pure hai vissuto quell'epoca, il dossettismo era una sorta di sfida al futuro, grande tensione ideale, non facevi conti con il limite della persona umana. E lui ci ha rinunziato. Dossetti, quando si rese conto che la sua idea non coincideva con i processi storici, scelse di farsi sacerdote. Del resto, lui aveva scelto di farsi sacerdote prima che finisse la guerra. Non era. Ha fatto la politica perché glielo chiese il Papa. Lui ha obbedito al Papa, nonno, come ha obbedito al Vescovo di Bologna quando si candidò sindaco. Ma la sua vocazione era altra. E chi l'ha conosciuto e lo conosce, diciamo che il pensiero della dimensione religiosa era la più alta valutazione della libertà della persona, una cosa non da poco. La seconda esperienza politica di straordinario valore è stata la sinistra di base. E quando lui ha detto che non era di sinistra, perché la sinistra e la destra erano, come dire, legate a individuazione contingente. Lo spiegavo ad un amico stamattina. Nella DC la sinistra era la sinistra sociale, ma politicamente era a destra. La sinistra erano i sindacalisti, però in contrapposizione alla sinistra sindacale, insomma, politicamente. Noi nasciamo come la raccolta della intelligenza diffusa. Non c'era un fatto organizzativo, c'era un'opportunità di incontro, dove le varie persone di Milano, perché nasce a Milano, di Venezia, di Firenze, di Roma, di Avellino, insomma, noi come provincia non si ricordavamo, ma ci si incontrava, non come capita adesso, qual è il ruolo mio, no, in che modo possiamo concorrere a costruire il futuro. Perciò il dire né di destra né di sinistra non era evitare la questione, era in realtà la consapevolezza che i partiti sono una parte, però la politica riguarda la, che era la grande tradizione popolare, cioè non era merito nostro, questo era il merito del popolarismo, che all'epoca del fanfanismo, perché le storie politiche sono state sempre accompagnate da luce ed ombre, ebbe in noi il recupero. E lo raccontava ad un amico che quando al congresso di Trento eravamo un gruppo di ragazzi e noi facemmo il tifo per Piccioni. Piccioni è stato un grande protagonista della Democrazia Cristiana in nome del popolarismo, e noi volevamo la proporzionale, invece Piccioni si schierò contro la proporzionale, quindi avremo il primo infortunio. Che cosa è stata la sinistra di base? Lo dico perché non è una cosa banale, non è. Era insieme il governo del presente e la consapevolezza di costruire il futuro, ma dove il ruolo politico di una parte, che era quella del popolarismo, non veniva confusa o annegata nell'indistinto. Quando il sindaco dice era orgoglioso di essere democristiano, dice una cosa vera, perché senza essere democristiano l'idea di dialogare con gli altri si sarebbe appannata e sarebbe scomparsa. In un certo senso potremmo dire beato che è morto, perché non è stato mortificato dalla storia presente che, negando questa grande utopia, in realtà appanna la politica che stiamo attraversando oggi. E il centro-sinistra fu, insomma, un passaggio delicato. Così spiego anche al sindaco di Mondaguto perché debba andare a Mondaguto. Io mi sono candidato nel 1958 e insomma, allora era un po' complicato dire che si era di centro-sinistra. Il segretario di sezione di Mondaguto mi dice: noi ti votiamo, ma tu non venire a parlare. E io dissi no, perché io se non dico che sono, non mi faccio votare. Allora in piazza
c'era raccolta la gente, io comincio in maniera cauta, insomma, a spiegare questa novità, perché, per quale ragione, e di fronte c'ho una vecchietta. Allora le vecchiette erano molto più giovani di adesso. Io per esempio non sono vecchietto e ho raddoppiato l'età della vecchietta. Vedevo che io parlavo e lei acconsentiva, per cui insomma mi sono incoraggiato e alla fine ho concluso. Quando ho concluso prendo sotto braccio il segretario e gli ho detto: ma tu ti preoccupavi tanto della gente, ma se ha capito quella vecchietta, dica, hanno capito tutti. Ma chi era la vecchietta? E io indico chi è. Ma no, era il ticchio nervoso. Però fummo l'elemento, non dico determinante, ma l'elemento motore di quel processo. E racconto, quando Moro diventa segretario della Democrazia Cristiana, noi gli votiamo contro, perché lui sostituì Fanfani e nacque di Dorotei, quindi era una posizione completamente diversa. Poi Moro comincia a parlare e un giorno mi chiama, perché io gli avevo mosso qualche obiezione, per parlare. E io scoprì che io volevo il centro-sinistra e lui mi spiegava come si faceva. Cioè, questo raccordo tra il pensiero che si fa processo e l'intelligenza di organizzare il processo costituì un elemento molto vivo all'interno della Democrazia Cristiana. E quando oggi leggo che Tizio era di sinistra ma sbagliava o non era profeta, no, i politici non sono profeti, i politici creano le condizioni perché la profezia sia vera, e il centro-sinistra indubbiamente è stata la stagione che ha trasformato il paese, ha coinciso col processo di grande trasformazione del paese. Dopo di allora, e poi mi fermo, dopo di allora il futuro della politica richiedeva un salto che non siamo riusciti a fare. Il compromesso storico, lei è abbastanza contento, il compromesso storico era un processo che si è arrestato, un processo che non è riuscito, e lo dico al magistrato. Quando è cominciata l'epoca di Tangentopoli e nella vulgata della stampa, ma anche di moltissimi pensatori, c'era l'idea che qualche politico corrotto, eliminato, aprisse la strada ad un progresso enorme, poi abbiamo visto come è finita. Io rifletto solo così: quando la corruzione tocca uno è un male che si può estirpare, quando sono tutti corrotti la corruzione non c'è. Allora, e sì, c'è un'altra cosa, e noi avevamo, come dire, riflettuto anche sulla costruzione del futuro. Perché vi ho fatto questo ricordo? Perché il rapporto tra me e Tonino Mescia, questo spiega perché Scocca ha detto la verità e io dico la verità, non era un discorso attento alla bega politica. Il discorso tra me e lui, le telefonate spesso erano la richiesta di conferma che la speranza che ci alimentava non si interrompeva. Anzi, più c'erano le difficoltà, più lui voleva essere rassicurato che quel percorso era il futuro. Da questo punto di vista abbiamo detto la verità, in realtà facendo apparire una sorta di contraddizione, ma la sua straordinarietà come testimone civile della politica, e la politica vive di idee e di persone che testimoniano le idee, senza questa condizione non la politica, ma la democrazia va in crisi. Oggi la democrazia va in crisi, è in crisi, perché la rappresentanza non c'è, e la parola che imbroglia la pubblica opinione, perché non dice la verità, più che anticipare un futuro tranquillo, crea una condizione di grande difficoltà. Per cui io sono venuto qua a ricordare un amico, che poi è strano. Noi eravamo amici a telefono, quando c'era una difficoltà lui non mi chiedeva manco come si risolve, mi chiedeva se continuava il disegno, e io lo incoraggiavo, perché aveva la consapevolezza che i disegni difficili hanno un impatto di attrito. Pensate, Tonino Mescia
e l'attuale Presidente del Consiglio. Se uno esce rinquieto rispetto agli eventi che non si comprendevano, e questo gli spiega, rinviando nel tempo, le parole che risolvono i problemi. E quello è il testimone civile dell'alta politica. Questa politica è in contrasto con quello che ha testimoniato Mosca. Io mi auguro che noi ci siamo riuniti qua stasera per ricordare una persona, ma per ricordare soprattutto il grande impegno civile di una persona che testimonia la sua presenza con riferimento alle condizioni generali. Non era uno che fa l'avvocato per fare i soldi, no, fa l'avvocato perché quella è la sua professione, ma è testimone civile, e credo che, guardandovi, vedendo e ascoltando le cose che ho ascoltato stasera, il mio ricordo non è sbagliato, perché il mio ricordo è uguale a questo. Grazie. Grazie, il nostro incontro termina qui. Di qui a pochi giorni, credo il 1° di febbraio, è vero, Antonio Mescia, o Tonino come dice Scoca, avrebbe compiuto 80 anni. Che poi notavo, lui è nato il 1° di febbraio, mentre il presidente De Mita è il 2. E perciò andavamo d'accordo. Per questo no. Noi vi ringraziamo, se posso permettermi a nome di Antonio Mescia di essere stati questa sera con lui. Grazie.